Buongiorno, sono qui a presentarvi il programma di lavoro della Commissione nel settore del turismo per il 2012. Comprendere il nostro programma significa conoscere innanzitutto il quadro giuridico e legislativo nel quale ci muoviamo. Sicuramente saprete che è solo con il Trattato di Lisbona che per la prima volta l'Unione Europea si è dotata di una base giuridica specifica che ci permette di adottare misure nel campo del turismo a sostegno, a complemento e coordinamento delle azioni assunte dagli Stati membri. Dunque abbiamo una competenza sussidiaria. Questo è molto importante perché in un certo qual modo limita le nostre possibilità, ma il Trattato di Lisbona è sicuramente un grandissimo passo avanti rispetto al passato. Il cambiamento infatti non è soltanto formale, è un cambiamento di sostanza. L'azione della Commissione in materia di turismo era stata fino all'anno passato piuttosto frammentaria e caratterizzata da interventi assunti nell'ambito di altre politiche. Per esempio progetti finanziati da fondi strutturali, da quelli per la formazione e l'occupazione, dalle politiche sulla ricerca e sull'ambiente, che avevano e chiaramente avranno anche in futuro un impatto importante in termini di benefici per il settore del turismo. A cosa dobbiamo questo cambiamento? Non solo al fatto che l'importanza del settore per l'economia globale dell'Unione è oramai riconosciuta a tutti i livelli, sia pubblici con le istituzioni a livello nazionale, locale, regionale, chiaramente le istituzioni europee, ma anche perché vi è stata una forte richiesta in questo senso da parte dell'industria privata. Il turismo è il terzo settore in ordine di importanza quanto a contributo all'economia europea, dopo quelli della distribuzione e delle costruzioni. Contribuisce al 5% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea e addirittura al 10% se consideriamo tutti i settori e i servizi direttamente collegati. Circa 2 milioni di imprese sono attive nel settore turistico, con una stragrande maggioranza di microimprese, e danno lavoro queste 2 milioni di imprese a più di 9 milioni di persone, circa il 5% della forza lavoro globale. Se consideriamo i settori connessi, arriviamo addirittura a 22 milioni di lavoratori. A parte questa dimensione economica, non si può non sottolineare che il turismo contribuisce anche alla realizzazione di altri importanti obiettivi dell'Unione Europea. Ne citerò solamente alcuni: lo sviluppo sostenibile, la coesione economica, sociale e territoriale, la protezione del patrimonio naturale e culturale e l'integrazione europea. Inoltre, a livello globale, l'Unione Europea sostiene un ruolo principale. Siamo il più importante mercato turistico del mondo, sia in termini di partenze che in termini di arrivi. Le ultime cifre che ho a disposizione parlano di 380 milioni di arrivi di turisti internazionali, pari al 42% degli arrivi a livello mondiale. Dunque siamo la destinazione numero uno al mondo in termini assoluti, ma c'è anche l'altra faccia della medaglia. I dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo infatti parlano chiaro. Sono la zona Asia-Pacifico-Medio Oriente e quella africana che negli ultimi anni hanno visto una crescita in termini percentuali maggiore. E non possiamo assolutamente sottovalutare l'emergere di queste nuove destinazioni fortemente concorrenziali. Questa, fra l'altro, è solo una delle sfide con le quali ci dobbiamo confrontare. Pensiamo alla crisi economica globale, anche se qui vorrei dire che il turismo è stato il settore che si è dimostrato il più resistente alla crisi. Pensiamo ai cambiamenti climatici, ai cambiamenti demografici, a una popolazione che invecchia, ha più soldi, ha più tempo per le vacanze e di conseguenza abbiamo un'evoluzione della domanda e la necessità dell'industria di adattare l'offerta. Pensiamo all'accessibilità, c'è un enorme mercato potenziale di turisti che non possono viaggiare a causa della loro disabilità. Pensiamo alle migliori condizioni di lavoro per il settore, perché questo diventi attraente per i giovani adeguatamente formati e non sia solo un'opzione B se non si trova altro di meglio. Pensiamo al fatto che il settore è un settore predominato da microimprese, che come si sa hanno maggiori difficoltà sia in termini di risorse finanziarie che in termini di risorse umane a trarre il maggior profitto dalle nuove tecnologie. Pensiamo alla stagionalità, che ha grande impatto sull'occupazione. E infine, ma forse è il punto più importante, alla necessità di assicurare uno sviluppo sostenibile del turismo. Questo cosa significa sviluppo sostenibile? Fare un uso delle nostre risorse per soddisfare i bisogni presenti senza compromettere la nostra capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni future. In questo quadro, e grazie al forte appoggio politico del nostro commissario, nel giugno 2010 è stata adottata la comunicazione intitolata «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale, un nuovo quadro politico per il turismo europeo».
Con questa comunicazione la Commissione intende definire un nuovo quadro d'azione con quattro obiettivi strategici. Il primo, stimolare la competitività dell'industria turistica. Il secondo, promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità. Il terzo, consolidare l'immagine e la visibilità dell'Europa come insieme di destinazioni sostenibili e di qualità. E infine il quarto, massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell'Unione Europea per un approccio integrato alla politica del turismo. Sia il Consiglio Europeo che il Parlamento Europeo hanno accolto con grande favore questo nuovo quadro d'azione, che si articola in ben 21 azioni concrete, la cui realizzazione sarà possibile solo esclusivamente con la piena cooperazione di tutte le parti interessate, le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale, e l'industria privata. Sotto il primo asse, quello della competitività, vogliamo innanzitutto rafforzare e promuovere la diversificazione dell'offerta turistica. Gli strumenti concreti per realizzare questa azione sono dei bandi a progetti con i quali cofinanziamo, nella misura massima del 75% delle spese eleggibili, dei progetti che hanno una dimensione europea o comunque plurinazionale ed infatti solitamente richiediamo un partenariato che copra almeno 4 paesi. Nel 2011 finanzieremo 5 progetti su un totale di più di 40 proposte che abbiamo ricevuto sul turismo tematico. Per fare un esempio, uno dei progetti riguarda la promozione e lo sviluppo di circuiti turistici in bicicletta che attraversano più paesi. E intendiamo rilanciare uno stesso bando, dunque, sul turismo tematico e sostenibile nel 2012. Sul tema della diversificazione, però, il progetto più importante sul quale stiamo lavorando da anni, e questo grazie al supporto del Parlamento europeo, è quello che si chiama Eden. Già nel 2006 il Parlamento europeo ci diede il mandato di lanciare un progetto per la promozione di piccole e poco conosciute destinazioni di eccellenza nel campo del turismo sostenibile. È un progetto questo che realizziamo ogni anno su una tematica differente insieme agli Stati membri e anche ai paesi candidati che ci propongono un vincitore e 4 cosiddetti runners-up. Così oggi Eden, dopo 5 edizioni, è il più grande network al mondo di piccole destinazioni d'eccellenza, un network, una rete unica nel suo genere, che copre 25 paesi, ha 98 membri ed è destinato ad allargarsi ai runners up, arrivando così a circa 500 membri in tutta l'Unione Europea e appunto, come ho detto, anche nei paesi candidati. Qual è il messaggio che vogliamo passare con il progetto Eden? Che l'Europa non è solo Roma, Parigi o Londra. È un insieme unico di una varietà incredibile di piccole destinazioni che noi chiamiamo i tesori nascosti d'Europa e che sono certe volte solo dietro l'angolo e aspettano solamente di essere scoperte. Nel 2012 lanceremo ancora un bando a progetti Eden e questa volta il concorso verterà sul tema del turismo accessibile. Inoltre lavoriamo in stretto contatto con il Consiglio d'Europa per la promozione di quelli che forse sono i prodotti europei per eccellenza, gli itinerari culturali. Con il Consiglio d'Europa abbiamo realizzato uno studio sui benefici che possono derivare dalle piccole e medie imprese nel creare delle reti e dei cluster lungo gli itinerari culturali e così sfruttarne appieno il potenziale. Nel 2012 lanceremo un primo evento pilota, sarà in primavera a Pavia, crocevia di ben 3 itinerari, con lo scopo di accrescerne la visibilità e sensibilizzare su una particolare tematica, che per questo primo evento sarà quella del turismo religioso. Se avremo successo, l'intenzione è quella di ripetere l'esperienza ogni anno in un paese diverso. Sempre sotto il primo asse, quello della competitività, intendiamo sviluppare l'innovazione nell'industria turistica. È chiaro che la competitività di molte imprese del nostro settore al giorno d'oggi dipende grandemente dalla loro capacità di fare un buon uso delle nuove tecnologie. Basti pensare che oramai il 25% dei viaggi viene venduto online. È altrettanto chiaro che le piccole e piccolissime imprese possono avere grosse difficoltà ad accedere a quella che è chiamata la digital supply chain.
Per questo la Commissione intende lanciare un bando di gara per la creazione di un portale TIC, cioè delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, a beneficio delle micro e piccole imprese. Il portale sarà inteso a fornire a queste imprese le informazioni rilevanti sull'evoluzione del mercato, delle nuove tecnologie dell'informazione, la dimostrazione di business tool, di buone pratiche e così assisterle nei loro processi di sviluppo e migliorare la loro competitività. Il portale TIC mira inoltre a promuovere l'interconnessione nella catena di distribuzione globale anche per mercati di nicchia, ove operano quasi esclusivamente delle piccole e microimprese a livello regionale o locale. Sempre con riferimento alle conoscenze, riteniamo che non si possano fare buone politiche né prendere buone decisioni imprenditoriali senza la necessaria conoscenza socio-economica del settore in cui si lavora. Esistono numerosi centri di ricerca, università e centri statistici che forniscono eccellente materiale sul settore turistico. La Commissione stessa svolge un lavoro eccellente grazie al servizio di Eurostat e ai sondaggi dell'Eurobarometro. Ciò che manca è un'aggregazione a livello europeo di questi dati, che ne permetta un'analisi completa e fornisca ai politici e agli imprenditori una solida base di conoscenze in riferimento non solo al contributo che il turismo può dare al PIL o all'occupazione, ma al suo impatto sugli altri settori economici, sulle prospettive e le tendenze, sui cambiamenti della domanda e dell'offerta. Per far questo, non solo abbiamo rafforzato la nostra cooperazione con le Nazioni Unite e con l'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea e continueremo i nostri sondaggi annuali con l'Eurobarometro, ma intendiamo anche creare un osservatorio virtuale europeo sul turismo per coordinare e aggregare le diverse attività di studio e di ricerca attualmente esistenti, allo scopo di fornire informazioni aggiornate e facilmente accessibili a tutti gli interessati. La competitività non può prescindere da una formazione professionale di alta qualità. In questo campo si tratta innanzitutto di promuovere un miglior uso delle risorse già messe a disposizione dall'Unione Europea per la formazione, ma date le specificità del nostro settore, si tratta anche di facilitare la mobilità dei lavoratori. Un primo passo in questo senso sarà l'integrazione del settore dell'ospitalità nel portale europeo della mobilità professionale EURES. I lavoratori potranno così facilmente presentarsi ai datori di lavoro di ben 30 paesi differenti e costoro avranno una più ampia possibilità di scelta grazie a una rete di più di 800 consulenti. Il lavoratore in questo modo potrà in un certo senso seguire la stagione turistica con grandi benefici in termini di mobilità. Questa azione sarà implementata attraverso un bando di gara. Infine, per raggiungere il nostro obiettivo di rafforzamento della competitività dell'industria, lavoriamo per incoraggiare il prolungamento della stagione turistica. Non vi è dubbio che la stagionalità è un problema per molte destinazioni turistiche, che vivono periodi di sovraffollamento seguiti da lunghi periodi in cui le strutture restano chiuse e i tassi di disoccupazione crescono. D'altra parte ci sono delle categorie di potenziali turisti che sarebbero disposti a viaggiare in bassa stagione se potessero farlo a condizioni più vantaggiose. Da queste considerazioni sono nati due progetti. Il primo è il progetto Calypso, che qualcuno ha definito in maniera impropria un progetto sul turismo sociale. Grazie a un apposito studio compiuto in 21 paesi, sono stati individuati 4 gruppi chiave, che chiamiamo gruppi Calypso, che potrebbero beneficiare di meccanismi di scambi turistici tra stati membri durante la bassa stagione: giovani, persone anziane, quelle con mobilità ridotta e le famiglie a basso reddito. Everyone deserves a break. That's why Calypso promotes low season tourism. The morning sun is shining, everybody's dancing. It feels so good, it's so much fun, feels so much like Calypso. Everybody's smiling, feels so much like Calypso. Inoltre sono stati messi in evidenza i benefici in termini economici di un progetto di questo tipo, cioè di un progetto di allungamento della stagione turistica, sulla base di un'esperienza spagnola che dimostra che per ogni euro investito dai poteri pubblici c'è un ritorno di un euro e mezzo. In questi ultimi 2 anni la Commissione ha perciò investito in una serie di azioni per sensibilizzare le autorità pubbliche e l'industria su questa tematica e ha finanziato una serie di progetti degli Stati membri volti a valutare in concreto come mettere in pratica questi scambi su base volontaria.
Ad oggi ben 14 paesi hanno già cominciato a lavorare in questa direzione e nel 2012 intendiamo lanciare un'altra gara a progetti, oltre a realizzare un progetto specifico per la creazione di una piattaforma web sulla quale l'incontro tra la domanda e l'offerta di scambi transnazionali in bassa stagione per i quattro gruppi Calypso sarà facilitata. Allo stesso modo in cui Calypso vuole promuovere scambi transnazionali in bassa stagione tra paesi europei, un secondo progetto fortemente voluto dal nostro commissario è stato lanciato nel 2011 e mira ad aumentare il numero di turisti da altre zone del mondo verso l'Europa. Questa esperienza pilota, inizialmente conosciuta come 50.000 turisti, sarà inaugurata a partire dall'ottobre del 2012, cioè nella nostra bassa stagione, con dei pacchetti offerti ai cittadini di Argentina, Cile e Brasile. Il numero di paesi partecipanti a livello europeo è in continuo aumento. Alla fine del 2011 abbiamo già 6 paesi firmatari del relativo memorandum e altri 7 che hanno già manifestato l'interesse ad aderire. Il progetto non solo è destinato ad allargarsi ad altri paesi europei, ma anche ad altre zone del mondo ed è unico nel suo genere, perché per la prima volta la Commissione ha messo attorno a un tavolo a lavorare alla stessa iniziativa le amministrazioni nazionali degli Stati membri, di Stati terzi, le compagnie aeree, le associazioni turistiche europee e l'industria stessa. Il secondo asse della nostra comunicazione è dedicato allo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità. Responsabilità, etica, qualità dei servizi e sostenibilità sono infatti vantaggi competitivi grazie ai quali l'Europa può vincere la sua sfida e mantenere il primato mondiale come destinazione turistica. Ma non si tratta solo di questo, si tratta anche di un dovere, quello di esportare in altri paesi del mondo il nostro modello di sviluppo. Con riferimento alla sostenibilità, da alcuni anni la Commissione lavora con un gruppo di esperti conosciuto come il TSG, con il quale abbiamo elaborato una serie di indicatori che, grazie all'appoggio delle reti Nextur ed Eden, intendiamo trasformare in un vero e proprio sistema. Durante il 2012 continueremo a lavorare a questo progetto con lo scopo finale di poter offrire alle autorità responsabili del management delle destinazioni turistiche un vero e proprio kit per la misurazione e il monitoraggio del proprio sviluppo sostenibile. Si tratterà di uno strumento di facile utilizzazione che sarà messo a disposizione di tutte le autorità che vorranno misurare se le proprie strategie di sviluppo turistico vanno nella giusta direzione della sostenibilità. I concetti di responsabilità e sostenibilità saranno poi alla base della Carta europea destinata a sensibilizzare le autorità pubbliche, l'industria privata e gli stessi turisti e a raccogliere un consenso ed anche un impegno in questa direzione. Nel campo della qualità dei servizi, la Commissione ha avviato da tempo un lavoro di ricerca e analisi dei diversi schemi con i quali ad oggi è riconosciuta a livello nazionale, regionale e locale, ma anche transnazionale, la qualità di un particolare segmento dell'industria turistica, quello dell'ospitalità. A livello europeo intendiamo lanciare un label sul turismo di qualità, che sulla base di un set di criteri condivisi riconosca gli schemi esistenti, senza assolutamente sostituirli, e ne assicuri la comparabilità ed il rispetto dei livelli europei di qualità e così aumenti la sicurezza dei turisti nei servizi offerti e allo stesso tempo possa ricompensare quei professionisti del turismo che si sono impegnati con successo in questa direzione. Come ho già detto all'inizio, parlando di questo secondo asse della comunicazione, riteniamo che l'Europa possa e debba esportare il proprio modello di sviluppo sostenibile e responsabile. Per questo lavoriamo per rafforzare la cooperazione tra l'Unione Europea e i principali paesi emergenti e quelli dell'area del Mediterraneo. Con riferimento a quest'ultimi, già lavoriamo regolarmente nel contesto Euromed per il rafforzamento della cooperazione e nel breve periodo il nostro scopo è quello di esportare, nei paesi che saranno interessati, i modelli Calypso ed Eden. Infine, sempre in tema di cooperazione, ritengo utile ricordare gli enormi passi fatti in avanti nel creare sinergie con il lavoro della CNTA, il Ministero del Turismo cinese, che porteranno nel 2012 alla firma di un accordo per un lavoro congiunto in 6 aree strategiche, a cominciare da quella dello scambio di buone pratiche nel turismo sostenibile. Le azioni di cui ho parlato contribuiscono anche all'implementazione del terzo asse della comunicazione, dedicato al consolidamento dell'immagine e della visibilità dell'Europa come insieme di destinazioni unico per la sua varietà dell'offerta turistica. Per creare una vera e propria marca Europa abbiamo lanciato una campagna di comunicazione finalizzata a consolidare l'immagine e il profilo del turismo europeo, campagna che si svilupperà sull'arco di 2 anni e sarà focalizzata su alcuni paesi strategicamente importanti in quanto offrono un enorme potenziale in termini di nuovi arrivi turistici grazie all'emergere di una nuova e più ricca classe media.
Allo stesso scopo, la Commissione ha firmato, in occasione del Forum europeo di Cracovia, un accordo con l'European Travel Commission, cioè l'associazione europea che raggruppa gli uffici nazionali del turismo, ed ha come missione quella di assicurare il marketing dell'Europa come destinazione turistica nei paesi terzi, grazie anche in particolare al portale Visit Europe, una vera e propria finestra sull'offerta turistica europea. Per terminare la disamina del nostro programma di lavoro, non mi resta che presentare il quarto asse della comunicazione, che potremmo quasi considerare come il più importante, perché è quello che ci permetterà di continuare la realizzazione della politica del turismo nel prossimo futuro. Dato il suo carattere orizzontale, come ho detto all'inizio di questa presentazione, un gran numero di politiche europee ha un forte impatto sul settore turistico ed è nostro dovere assicurarci che gli interessi del settore siano debitamente presi in considerazione dai nostri colleghi delle altre direzioni generali fin dal primo momento dell'elaborazione di queste altre politiche e dei relativi programmi di finanziamento. È questo che la comunicazione intende parlando di massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell'Unione Europea per lo sviluppo del turismo. Infine un breve accenno al capitolo finanziario. In questi ultimi anni il budget dedicato direttamente al turismo e gestito dalla Direzione Generale Imprese e Industria è aumentato da poco più di 2 milioni che ci venivano affidati principalmente dal Parlamento Europeo a 9 milioni, in gran parte provenienti dal programma Competitività ed Innovazione, che ora si aggiunge ad un rafforzato sostegno del Parlamento. Per il nuovo quadro finanziario 2014-2020 auspichiamo un incremento progressivo del nostro budget, che ci permetta una programmazione delle attività su base pluriannuale, con sicuri benefici in termini di impatti ed efficacia. Termino la mia presentazione con una ricapitolazione limitata a quella parte del programma di lavoro che verrà realizzata tramite bandi di gara da lanciare nel 2012. In primo luogo un bando per raccogliere materiale statistico e studi che ci aiutino ad incrementare la nostra base di conoscenze socio-economiche del settore per alimentare il futuro osservatorio virtuale europeo sul turismo. In secondo luogo un bando a progetti per il supporto e la promozione di prodotti transnazionali tematici. Un nuovo bando a progetti Calypso per facilitare gli scambi transfrontalieri in bassa stagione, un bando per la nuova edizione Eden sul turismo accessibile e un bando di gara sul tema della facilitazione della mobilità dei lavoratori del settore turistico attraverso l'uso del portale Eures. Infine un bando di gara per la creazione di un portale Turismo e tecnologie dell'informazione e comunicazione a beneficio delle micro, piccole e medie imprese. Informazioni dettagliate su tutti questi bandi, nonché l'intero programma di lavoro, sono pubblicate sul sito della Direzione Generale che vi invito a consultare regolarmente. Inoltre sul sito dell'Unità Turismo è pubblicato il piano di implementazione della comunicazione del 2010 che viene costantemente aggiornato con nuove informazioni ed iniziative che saranno intraprese. Vi auguro ora un buon lavoro e passo la parola alla mia collega Antonella Correra che approfondirà i temi della formazione professionale e dell'accessibilità. Buongiorno, mi chiamo Antonella Correra e lavoro presso l'Unità Turismo alla Direzione Generale delle Imprese alla Commissione Europea. Per cominciare il mio intervento di oggi sulla formazione professionale e sull'accessibilità dell'offerta turistica per le persone disabili, vorrei prendere spunto dal quadro iniziale che la mia collega Francesca ci ha appena illustrato. È stato giustamente ricordato che l'Europa è la prima destinazione turistica al mondo. La sfida per noi è continuare a rimanere tali. Questa sfida non è certo una sfida facile, di fronte, per esempio, all'emergere di nuove destinazioni turistiche nei paesi in via di sviluppo, all'attuale contesto economico, ai cambiamenti climatici, all'invecchiamento della popolazione. Possiamo però vincere queste sfide e continuare a rimanere in pole position solo insistendo e continuando ad offrire un'offerta turistica diversificata, sostenibile e di qualità. Dobbiamo cioè continuare a rimanere all'avanguardia nella nostra risposta alle aspettative sempre più elevate dei turisti. Per poter far questo però occorre saper fare ed è per questo che una delle linee portanti delle nostre azioni nel campo della formazione professionale riguarda l'adeguamento dei programmi di formazione esistenti per la diffusione di nuove competenze, le cosiddette soft skills, cioè delle competenze trasversali che riguardano, ad esempio, lo sviluppo di una vera e propria cultura dell'ospitalità, nel senso più ampio possibile,
Mi riferisco all'accoglienza dei disabili, degli anziani, delle famiglie con bambini più piccoli, dei viaggiatori provenienti da altre culture e da altre religioni. Sono anche competenze che puntano al miglioramento delle conoscenze linguistiche, alla gestione sostenibile delle destinazioni, all'elaborazione di un'offerta sempre più a misura del turista inteso proprio con la T maiuscola, per soddisfare una richiesta sempre crescente di conoscenza di patrimonio culturale, di salute, di benessere, di natura, di agricoltura, di enogastronomia, di cui per fortuna il nostro continente è ricco. Per il raggiungimento di questi obiettivi ci stiamo muovendo su tre livelli. Nel breve periodo, in collaborazione con i nostri colleghi della Direzione Generale per l'Occupazione e gli Affari Sociali della Commissione Europea, stiamo lavorando per l'integrazione nell'applicazione EURES, il portale europeo della mobilità professionale, di un modulo specifico dedicato al settore alberghiero e della ristorazione. Questa integrazione sarà effettuata sulla base di un passaporto europeo delle qualifiche e delle competenze, progettato e sviluppato congiuntamente dalle federazioni europee che rappresentano da una parte gli imprenditori e datori di lavoro e i lavoratori nel settore della ristorazione e nel settore alberghiero. Queste federazioni sono EFAT e OTREC. Il modulo viene fatto in coordinamento con le applicazioni EURES ed Europass. Lo scopo di questa integrazione è quello di avere una piattaforma unificata per il settore alberghiero e quello della ristorazione che permetterà ai datori di lavoro di valutare le competenze e le esperienze dei candidati dei loro paesi e degli altri stati membri dell'Unione, di favorire così un riscontro più rapido e soddisfacente fra domanda e offerta sul mercato di lavoro e migliorare di conseguenza la mobilità dei lavoratori. Per l'offerta di lavoro e per la valutazione dell'idoneità del candidato si punterà soprattutto sulle competenze pratiche, cioè su cosa si sa fare, piuttosto che sulle qualifiche scolastiche o accademiche. Il modulo dedicato al settore alberghiero e della ristorazione dovrebbe essere operativo già a settembre dell'anno prossimo. Sempre in questo contesto e sempre avvalendoci del dialogo con le parti sociali e con gli imprenditori, è anche in corso l'integrazione della tassonomia delle competenze nel settore alberghiero e della ristorazione, elaborata sempre da EFAT e da OTREC, nella tassonomia generale europea delle capacità, competenze e qualifiche professionali, cioè di questa tassonomia nota con la sigla ESCO. Nel medio periodo stiamo lavorando per lo sviluppo di un Tourism Skill Competence Framework. Di cosa si tratta? In pratica si tratta di una mappatura delle competenze e delle qualifiche professionali di cui un'industria turistica moderna e competitiva ha bisogno. Questa valutazione delle competenze sarà effettuata con riferimento al quadro europeo per i titoli e le qualifiche, il sistema noto con la sigla EQF. Successivamente ci sarà un'analisi delle competenze disponibili al momento sul mercato. In un terzo luogo ci saranno delle raccomandazioni per colmare le lacune fra ciò che dovrebbe esserci da un punto di vista di competenze e qualifiche per garantire una competitività del settore e ciò che effettivamente c'è sul mercato. Il Tourist Skill Competence Framework sarà uno strumento particolarmente utile per le aziende in materia di assunzione, di sviluppo professionale, di valutazione, di formazione, di pianificazione. È inoltre evidente che questo strumento faciliterà l'assunzione di personale qualificato in tutta l'Unione Europea, favorendo allo stesso tempo una maggiore mobilità della forza lavoro. Questa iniziativa è già stata testata con successo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dove è stato creato il quadro delle competenze per le e-skills. Nel lungo termine miriamo ad un migliore uso degli strumenti esistenti e alla diffusione di buone pratiche per la valorizzazione delle competenze professionali nel settore turistico. Da diversi anni la Commissione, così come anche le autorità nazionali a livello locale o regionale, hanno finanziato numerosi progetti centrati sulla formazione professionale nel settore turistico. Purtroppo però molti di questi progetti, una volta terminati, sia per la scadenza naturale dei contratti o per la mancanza di fondi, hanno lasciato alle spalle un bagaglio preziosissimo in termini di esperienze, di risultati acquisiti, che sarebbe un peccato sprecare. Il nostro obiettivo è quindi quello di recuperare questo bagaglio di esperienze
e quindi poi diffondere queste buone prassi, queste buone pratiche e metterle a disposizione e a servizio di tutti coloro che le possono utilizzare. Prima di concludere questa disamina generale, ritengo sia opportuno fare un accenno all'accessibilità. In Europa si stima che ci siano circa 80 milioni di persone disabili. In Germania, in un recente sondaggio effettuato con la partecipazione di persone disabili, circa il 40% delle persone intervistate ha dichiarato che non viaggia per mancanza di strutture turistiche adeguate. Questi dati ci dimostrano che c'è un'intera fascia di mercato che non è servita o che non è servita abbastanza. Se l'offerta turistica fosse perfettamente adeguata a rispondere ai bisogni delle persone diversamente abili e degli anziani, il giro d'affari aggiuntivo che deriverebbe dalla piena partecipazione di questi turisti potenziali è stato stimato in circa 620 milioni di euro all'anno in più e con la creazione di circa 90.000 posti di lavoro in più. Alcune stime addirittura parlano di 140.000 turisti in più all'anno, tenendo conto di anziani, di persone disabili e delle persone che li accompagnano. Perché analizziamo questo particolare settore del mercato? Beh, per vari motivi. Innanzitutto, migliorare l'offerta turistica per i disabili comporta anche un miglioramento della ricettività per gli anziani. Ricordiamoci che l'Europa è un continente che invecchia, ma che allo stesso tempo gli anziani di oggi sono per fortuna anziani che vogliono rimanere attivi. Anziani e disabili tendono a viaggiare per periodi più lunghi, spendendo quindi comparativamente di più, fuori stagione, quindi con un impatto positivo sulla destagionalizzazione del turismo, e rimangono fedeli alle destinazioni prescelte. Infine, con riguardo all'obiettivo generale di consolidamento dell'immagine dell'Europa come destinazione di eccellenza, di cui Francesca ci ha ricordato poc'anzi, intendiamo anche guardare a nuovi mercati e rendere le nostre strutture turistiche fruibili anche per i disabili provenienti da fuori Europa. In sintesi, soddisfare le esigenze delle persone disabili nella catena di distribuzione turistica non è soltanto un elemento di qualità e di equità sociale, ma è soprattutto un elemento chiave per il rilancio della competitività del settore turistico. Cosa ci proponiamo di fare? In primo luogo intendiamo sensibilizzare l'opinione pubblica e i vari attori su questo aspetto. Come ho detto prima, molte persone disabili non viaggiano non solo per la mancanza di strutture adeguate, ma anche per la mancanza di informazioni di base sulla ricettività dell'offerta turistica. Molto spesso però bastano pochi interventi, ma mirati, per migliorare sensibilmente la ricettività delle strutture. In secondo luogo intendiamo identificare meglio sia i bisogni specifici del turista disabile che dell'offerta turistica per i disabili, per capire meglio cosa fare e come farlo. In terzo luogo intendiamo promuovere collaborazioni trasfrontaliere fra operatori turistici, sia pubblici che privati, e premiare quelle iniziative che fanno del turismo disabile un elemento di competitività e di forza dell'offerta turistica. In quarto luogo, venendo al punto che credo sia di particolare interesse per la riunione dell'Euromeeting, promuovere la formazione del personale anche attraverso, eventualmente, con sinergie con scuole e università. La formazione del personale è, a mio avviso, l'elemento più importante. Un personale adeguatamente formato e informato è in grado di capire, soddisfare e anticipare le esigenze del turista disabile. Prima di chiudere, Francesca ha ricordato giustamente all'inizio del suo intervento che le competenze dell'Unione in materia di turismo sono sussidiarie e quindi la nostra sfera di azione deve limitarsi a completare le azioni degli Stati membri. Ciò nonostante, voglio sottolineare che il Trattato riconosce all'Unione una competenza ben precisa tesa a promuovere la competitività delle imprese nel settore turistico, promuovendo la cooperazione fra gli Stati membri e lo scambio di buone pratiche. A questo punto concludo la mia disamina e non mi resta che ringraziarvi per la vostra attenzione e augurarvi buon lavoro.